Un grande onore, ma soprattutto un grande impegno per Sciorba, Enzo Barlocco, che ospiterà le finali di Champions League e anche le partite d'avvicinamento della Prorecco. Siete stati chiamati, diciamo così, in extremis, non avete detto di no? No, non abbiamo detto di no perché, come hai detto tu giustamente, è un grande onore ed è una promozione per il nostro impianto e per tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Noi fin dall'inizio volevamo riportare Sciorba in condizioni di ospitare gli eventi più importanti che si realizzano non solo a Genova ma in Liguria in generale, perché è un impianto che lo merita e quindi era giusto che potesse ospitare manifestazioni di questo genere. Devo dire che sotto sotto noi a queste avventure siamo un po' abituati e a queste di solito tendiamo, quindi ci fa molto piacere. Questa dimostra ancora di più che l'impianto è a norma, che l'organizzazione risponde bene. Non è stato facile perché la decisione si doveva prendere in poco tempo, però ci siamo riusciti. Una sfida importante, avete tutti i requisiti richiesti dalla LEN, lo avete già dimostrato di essere pronti in occasione della World League, per esempio, 3 anni fa. Sì, direi di sì, da quel punto di vista lì non ci dovrebbero essere problemi. Oggi c'è un problema in più però, che mentre per la World League non c'era un numero minimo di spettatori richiesto, qui c'è. Quindi noi dobbiamo essere in grado di soddisfare una richiesta intorno ai 3.000 spettatori, che naturalmente ci impegna molto di più, ma sappiamo che ce la possiamo fare.